Arte Donna, terza edizione qui ad Alassio. A voi il servizio. Rita, durante la settimana cosa è successo? Allora, durante la settimana abbiamo fatto un percorso d'arte. Abbiamo avuto, bisogna dirlo, finora non l'abbiamo menzionata, la vecchia Alassio, che ci ha dato la possibilità, visto un notevole numero di negozi, esattamente 103, perciò abbiamo messo tutti questi quadri nelle vetrine. L'attività commerciale di Alassio, e oggi invece grande concorso tra i pittori. Esattamente, e oggi hanno dato dimostrazione di quanto bravi siano con un tema fisso, che sono stati i borghi antichi, mentre invece nei negozi c'erano quadri alternativi. L'anno prossimo speriamo di seminarli non in 100 negozi, ma 300 negozi, 100 alberghi, 40 ristoranti. Deve essere un'esplosione di arte. Vincitore di questa manifestazione Arte Donna, Vincenzo Gramignano. Vincenzo, una bellissima opera, spiegacela in poche parole. Allora, questo è uno scorcio, vabbè, della Liguria, è evidente, è un olio su tela dipinto con la spatola. A me piace adoperare la spatola invece che il pennello. È un lavoro molto materico e in pratica è impressionismo puro. Praticamente l'arte anche del nostro Mario Berrino, che era proprio la spatola, quindi abbiamo azzeccato anche questo. Bene, i complimenti, Vincenzo. Grazie, grazie. Non poteva che essere una manifestazione dedicata al tuo grande papà. Beh, insomma, è una bella cosa, sono molto felice intanto che ci siano tante donne, anche se quest'anno devo dire ho trovato anche degli uomini, e poi destino vuole che abbiamo premiato un uomo. Però insomma è bello per le donne, è bello per Alassio, è bello che si facciano queste cose. Sono felice che lo portino avanti, che Rita lo porti avanti, e anche Nuccia, insomma tutte queste signore alassine con tanta grinta e tanta buona volontà. Il turismo soprattutto ad Alassio si sposa con qualunque forma di arte, e di conseguenza il commercio deve avere anche una sua, diciamo così, celebrazione, perché Alassio è una città che vive di fatto di turismo e di commercio. Quindi le manifestazioni hanno comunque una ispirazione turistica, ma che naturalmente coinvolge tutte quante le attività commerciali. E io volevo solo aggiungere a quello che ha detto Rinaldo, che Alassio è turismo e cultura, ma soprattutto anche beneficenza. Difatti io ringrazio Alassio Donna, perché è questo gruppo di donne che si dà molto da fare per aiutare il prossimo. Sono tutte donne con attività, famiglie, e le ringrazio mille volte per quello che fanno.
E a proposito di beneficenza, parliamo con la responsabile del Gaslini per quanto riguarda il neuroblastoma. E siamo appunto con Mimma Papagno dell'Associazione Italiana Lotta contro il Neuroblastoma, che ha sede al Gaslini ma lavora naturalmente in tutta Italia. Questa manifestazione aiuta questa associazione. Sì, già Alassio ci aveva aiutati in occasione della Pasqua facendo un'altra iniziativa. L'associazione Alassio Donna ci sostiene già da parecchi anni facendo più donazioni nel corso dell'anno. Con i soldi di Alassio Donna noi riusciamo a finanziare dei progetti di ricerca oppure riusciamo a finanziare la clinica. E chiudiamo il servizio con alcuni dei protagonisti, alcuni artisti che hanno partecipato a questa edizione di Arte Donna, manifestazione organizzata da Alassio Donna, firmata Margherita Rita Vitaloni. Ciao!